Siamo Maria e Antonella Gallo dell'azienda agricola Gallo. Siamo in Contrada Moschella, in Agro di Cerignola, nella valle del Parco dell'Ofanto e produciamo cereali antichi, tra cui grano duro Cappelli e leguminose. Ci troviamo nell'azienda agricola Pirro Stefano Maria, ci troviamo in Agro di Troia, provincia di Foggia, in Puglia. Da tanti anni coltiviamo con i metodi dell'agricoltura biologica e coltiviamo coltivazioni arboree come vite e olivo e semi nativi. Abbiamo prevalentemente cereali ma alternati in rotazione con leguminose e con colture industriali. Sono Riccardo Ursitti, agronomo e proprietario dell'azienda omonima. Ci troviamo in Agro di Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, e i terreni cadono in realtà anche in parte sull'agro di Cerignola. Tutta l'azienda è convertita in produzione biologica già da alcuni anni e coltiviamo soprattutto cereali. Sono Stefano Di Loreto, l'azienda si trova in Agro di Ascoli Satriano. Sono Nicola De Vita, titolare insieme alla mia famiglia del Molino De Vita. Ci troviamo qui in Puglia, precisamente a Casalvecchio di Puglia, ai margini dei Monti Dauni che si affaccia sul Tavoliere delle Puglie. Una zona prettamente di grano, dove sorge il nostro molino, si produce grano. Questo lavoro lo facciamo da soli 25 anni. In realtà la mia famiglia è una famiglia di agricoltori. Ancora oggi papà coltiva la terra e raccoglie il grano. Io mi posso definire un agricoltore mugnaio in realtà. E dunque nasciamo in un territorio dove si coltiva grano da centinaia di anni e noi sappiamo fare solo questo. Io sono Cristoforo Carrino e sono il legale rappresentante della società agricola Fratelli Carrino. Ci troviamo nel comune di Lucera. Noi ci occupiamo di allevamento di bestiame, di cerealicoltura e olivicoltura. Noi siamo degli allevatori transumanti, eravamo e siamo ancora oggi allevatori transumanti. Sono Rita De Padova, sono presidente della Fondazione Siniscalco CC Emmaus. Ci troviamo in Agro di Foggia e la nostra fondazione è una fondazione di partecipazione che gestisce terreni e svolge attività sociali. Siamo agricoltori da 3 generazioni. Abbiamo scelto di fare biologico fondamentalmente per convinzione anche, ma soprattutto per una questione anche di etica, nel senso che abbiamo sempre visto che cosa succedeva, come venivano coltivati i campi in convenzionale e abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, ma quindi la scelta è stata quella di condurre l'azienda, tutta l'azienda, secondo il metodo biologico. Non è vero che l'agricoltura biologica è un ritorno al passato, ma io direi più che l'agricoltura del futuro, perché il ritorno al passato significa non fare nulla, ma invece l'agricoltura biologica ti pone nelle condizioni di dover fare molto di più di quello che l'agricoltura convenzionale, in quanto non abbiamo una possibilità curativa dei vari problemi che possono esserci, ma è tutto un discorso preventivo, quindi c'è più attenzione e anche l'innovazione in agricoltura biologica oggi ci aiuta ad ottenere sempre dei prodotti sempre più validi sul mercato. Siamo passati all'agricoltura biologica perché ci crediamo soprattutto nella salvaguardia dell'ambiente e del territorio in generale, perché io credo che l'inquinamento ha raggiunto livelli ormai stratosferici, lo sappiamo tutti quanti, e quindi ridurre, limitare l'utilizzo di prodotti chimici in agricoltura è molto importante. Ma ho scelto di fare agricoltura biologica innanzitutto per cercare di salvaguardare gli ambienti, l'ambiente, il territorio praticamente, e in secondo luogo la salute del consumatore, perché reputo che l'agricoltura biologica, se fatta in maniera corretta, produce prodotti genuini, sani, ed ora assolutamente niente da invidiare all'agricoltura tradizionale, cioè dà sicuramente anche più soddisfazioni rispetto all'agricoltura tradizionale. Abbiamo iniziato a fare biologico perché comunque già si iniziava a capire che bisognava andare su un'agricoltura diversa, un'agricoltura che doveva essere più sostenibile e che non doveva creare dei danni a nessuno, né agli animali ma nemmeno alle persone. Negli ultimi 7 anni noi abbiamo visto un clima diverso, che vuol dire piogge prima della mietitura, siccità nei mesi primaverili, e questo con un ritmo sempre diverso, imprevedibile, ed è stata una cosa che ci ha, come dire, ci ha colti tutti di sorpresa, non ce l'aspettavamo, ecco. Però sicuramente ha cambiato il nostro modo di fare agricoltura. Il Grano duro Cappelli rappresenta un trade union fra diverse aziende, vuoi per il discorso delle esigenze di verificare questa varietà e quindi di sperimentarla. Ha unito diverse aziende perché erano tutte quante unite dallo stesso obiettivo, quello di avere un prodotto ottimo, un prodotto che competesse con le erbe infestanti, e quindi la varietà Cappelli nello stesso tempo ha fatto sì che si creasse un gruppo proprio di coltivatori di Senatore Cappelli, gruppo che nel tempo ha rafforzato ancora di più il suo essere comunità, entrando in filiera con altri attori, con altri partner, e nello stesso tempo chiudere proprio questo discorso dalla produzione alla trasformazione alla commercializzazione. Grano duro Cappelli è quel prodotto che ha sempre unito le persone di questo territorio. Quando si fa una scelta di vita che rispetta l'ambiente e le persone, il rispetto della terra è essenziale, quindi non c'è altra via. L'agricoltura deve essere biologica. Il grano è un prodotto nostro tipico. Il lavoro che noi abbiamo fatto da quando ci siamo insediati come fondazione è stato quello di aggregare e costruire comunità. Oggi noi, con una società che abbiamo messo su, Mediterra, abbiamo messo insieme 7.000 ettari. E quindi la capacità di coordinarsi con gli altri produttori. Questa per noi è una grande novità. Abbiamo detto prima che è una terra di latifondo, non è una terra di cooperazione. Quindi lavorare con vuol dire costruire la comunità. Dire Grano duro Cappelli è dire comunità, perché il Cappelli era un grano che stava scomparendo a partire dagli anni 70, e per farlo rinascere c'era bisogno di un'azione collettiva, di un'azione di comunità, di tanti piccoli, medi agricoltori che si sono messi d'accordo e poco alla volta hanno ricominciato a riseminare questo seme. Naturalmente, essendocene poco, bisognava all'inizio seminarne poco, un po' in tutta la provincia, e poco alla volta si è creata una comunità, diciamo, intorno al Grano duro Senatore Cappelli. Allora, il Grano duro Cappelli rappresenta quello che è la nostra comunità fin dai tempi di quando è nato, perché era il grano che rappresentava la Puglia. Oggi rappresenta una unione fra tutti quelli che hanno creduto nel Senatore Cappelli, a partire dalle aziende che ci hanno creduto e che hanno continuato a coltivarlo anche in momenti in cui nessuno ci faceva caso. Quando abbiamo cominciato potevamo essere un gruppo di pazzi. Dopo 40 anni oggi noi siamo diventati una realtà visibile, tangibile, che dà lavoro, è diventata anche un'attività economica, un'impresa sociale, fa del bene, porta avanti dei messaggi nuovi, porta avanti una logica di accoglienza gli uni gli altri e quindi tutto questo è per me rivoluzione culturale e stare con.